amici carissimi, un saluto a tutti voi in questa ultima domenica del mese di settembre, secondo il calendario siamo già entrati in autunno, quindi è finita la stagione estiva, casomai ci fosse mai stata, insomma, nel suo pieno significato come un tempo, e adesso entriamo nell'autunno. Bene, continua la nostra lezione cursiva del Vangelo secondo Marco. La Chiesa ci sta conducendo per mano, man mano, alla luce di questo secondo Vangelo. E oggi siamo di fronte a una specie di confronto fra Gesù e i suoi discepoli. I suoi discepoli sono come scandalizzati perché vedono uno che compie prodigi nel nome di Gesù, ma non appartiene alla cerchia dei discepoli di Gesù. E i suoi discepoli si sentono autorizzati a impedire a costui di fare del bene, semplicemente perché non è dei nostri. E Gesù, non dico si arrabbia, perché comprende le debolezze dei suoi discepoli, però dice: non glielo proibite, perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito dopo possa parlare male di me. Questo nel mondo degli onesti. In genere può anche accadere che qualcuno compia dei prodigi nel nome di un altro e poi invece parli male contro costui. E in questo caso Gesù coglie l'onestà, la rettitudine delle intenzioni di chi aveva compiuto questo bene, queste opere di bene nel suo nome, e quindi dice ai suoi discepoli: non glielo proibite. Gesù non stabilisce mai una linea netta di demarcazione fra i nostri e i vostri, fra noi e gli altri. Siamo noi che con il nostro occhio cattivo mettiamo queste linee di demarcazione, perché tentiamo sempre, ma è la fragilità della nostra umanità, tentiamo di vivere questa logica del possesso, dunque di scrivere, di incidere una linea facendo un cerchio attorno a noi, per cercare di essere noi i detentori della verità, noi i possessori del bene, noi che possiamo disporre di Dio a nostro piacimento, perché crediamo in Lui, o perlomeno abbiamo devozione nei Suoi confronti. E Gesù difatti diventa duro poi con i suoi, radicale, perché dice: ma se la tua mano ti scandalizza, tagliala; se il tuo piede ti scandalizza, taglialo; se il tuo occhio ti scandalizza, taglialo. Cioè sei tu che devi cambiare, non sono gli altri che devono cambiare, perché la cattiveria non è tanto e primariamente nel comportamento o nelle parole degli altri. La cattiveria nasce dentro il nostro cuore, e allora non si può più scherzare, non si può più vivere in un continuo compromesso fra ciò che diciamo di credere e ciò che invece poi il nostro cuore, la nostra mente elaborano. Gesù dice: meglio che tu arrivi con un occhio solo in cielo, nel regno dei cieli, piuttosto che essere gettato completamente via, perché il tuo occhio, che è la sorgente, la fonte dell'incontro e della relazione, se il tuo occhio è cattivo.
È meglio che entri con un piede solo, che è il simbolo dell'alakà, cioè del camminare nella rettitudine. Meglio che entri zoppo piuttosto che avere tutti e due i piedi ed essere tu così zoppicante nel cammino della rettitudine, dell'onestà, nel cammino della Torah, della parola di Dio, ed essere poi buttato fuori. E la mano è il simbolo dell'azione. Meglio fare meno cose, però farle con questa pulizia del cuore, con questa rettitudine di intenzione, con questa onestà che ti viene da dentro. Perché il rischio è che facendo così, scrivendo e incidendo linee di demarcazione fra noi e gli altri, fra quello che è mio, quello che è degli altri, fra ciò che posseggo io e quello che lascio agli altri, il rischio è di essere completamente isolati, cioè isolati da Dio, buttati fuori dalla logica di Dio. Non perché Dio sia vendicativo, assolutamente no, o perché sia un giudice, ma perché noi stessi diamo la sentenza contro noi stessi. Nella logica di Dio non esiste un contro, ma un confronto, un incontro, sempre. E quando noi non siamo disponibili all'incontro, allora vuol dire che siamo cattivi dentro, perché tentiamo sempre di essere contro, o di vedere altri, gli altri contro di noi. Poi Gesù dice una cosa importante, che bisogna stare attenti a non scandalizzare i piccoli, cioè i piccoli che credono, quelli che sono puri di cuore, che sono semplici. Spesso noi instilliamo la nostra cattiveria anche sui bambini, sui nostri figli, perché i bimbi agiscono e si comportano come vedono fare agli adulti. E quindi bisogna stare attenti, perché noi renderemo conto a Dio di quello che avremo procurato ai piccoli con il nostro comportamento. In tutto questo insegnamento c'è una frase che io vi consegno a chiusura, bellissima: chiunque darà da bere anche un bicchiere di acqua, ma nel testo greco c'è fresca, un bicchiere di acqua fresca, nel mio nome, vi dico, non perderà la sua ricompensa. E allora l'amore, la carità, il bene va fatto non per forza, ma va fatto con gentilezza, con compiutezza. Non basta dare un bicchiere d'acqua, bisogna dare un bicchiere d'acqua fresca. Quanti bicchieri d'acqua fresca hai dato a quelli che incontri, a quelli che ti sono accanto, a quelli che vivono con te nella tua casa? Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Thank you.